Boy, I don't mind, I'm dropping the bomb. Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di una piccola bestia meccanica che si chiama Hammer of God. Lo vedremo un attimino nei dettagli, faremo la prova di svapo e le considerazioni finali. A dopo ragazzi. Allora ragazzi, vediamo l'Hammer un attimino sui dettagli. Questa è la scatola, come vedete, Black Hog V3. Qua è scritta Hammer of God, qua Viper Clocks, e niente, qua come vedete il sigillino del colore della box. Ok, andiamo ad aprire. Ecco qua l'Hammer, come vedete qua dentro all'interno. Adesso ho piegato il numero seriale dell'Hammer con le precauzioni da prendere. Ok, andiamo a vedere adesso l'Hammer nei dettagli. Attacco 510, come vedete col pin all'interno a taglio per regolarlo. Lo vedete un attimino segnato perché io l'ho provata prima di fare la recensione. Qua il numero che coincide, come vedete, aspettate, lo prendo, con certificato. Ok, andiamo a vedere la parte batterie, come si apre all'interno. Per mettere batterie si spinge verso il basso lo sportellino. Andiamo a vedere all'interno. Come vedete qua c'è il segno più e qua il segno meno, dunque c'è il segno per come mettere le batterie. Vediamo un attimo lo sportellino, vedete il contatto, che lo mettete in un modo, che lo mettete in un altro, non cambia assolutissimamente nulla. Adesso andiamo a mettere le batterie. Allora, una piccola chicca, come ho fatto io la batteria, vedete, sulla parte del meno l'ho segnata e sulla parte del più l'ho segnata. Questo perché così utilizzo le stesse batterie sempre per il più e le stesse batterie sempre per il meno. Allora andiamo a metterle nell'Hammer. Questo è il più, questo è il meno, questa è un'altra più e questa è un'altra meno. Ok, una volta messe andiamo a mettere lo sportellino. Lo potete mettere come volete, io lo metto così, metto sempre in questo modo. Allora, quando dobbiamo andare a chiudere si deve tenere un attimino abbassato e bisogna fare forza, perché è proprio precisa, dunque dobbiamo fare un attimino forza e le batterie, basta. E questa è l'Hammer. Adesso andiamo a fare la prova di svapo con le considerazioni finali. A dopo ragazzi. Allora ragazzi, cosa dire? Innanzitutto è una box per gente già di un livello molto alto, dunque consiglio di acquistarla a gente a livello già un attimino professionale. Facciamo una prova di svapo. Mi raccomando, per avere una box del genere, oltre ad essere professionali, dovete sapere la legge di Ohm. A livello, adesso facciamo le nostre conclusioni. Esteticamente è un bombardone, però fa il suo lavoro. A livello di resa è micidiale. E niente ragazzi, alla prossima recensione. Voglio sempre ringraziare Zio Smoke per il materiale fornito. Vi ricordo il loro sito internet che è www.ziosmoke.com. Alla prossima recensione ragazzi, ciao a tutti.